Ciao ragazzi, bentornati qui sul canale. Il video che vi porto oggi è un video veramente carino e simpatico. Sapete tutti quante cose possiamo inventare con il legno, quante cose, quanti progetti possiamo creare. Oggi però facciamo una cosa veramente, veramente sfiziosa. Guardate un po' che vi faccio vedere. Fogli di carta con delle lettere stampate sopra. Le lettere sono quattro. E adesso vi faccio vedere che cosa mi voglio inventare. Dovrò fare a breve un matrimonio e per questi ragazzi ho in mente una bella sorpresina, qualcosa di speciale. Vediamo un po'. Ditemi cosa ne pensate, eh? Avete capito bene? Voglio trasferire le lettere impresse sui fogli, trasferirle appunto sulla tavola di abete e creare quattro lettere che poi andrò ad assemblare con un'unica tavola sotto, creerò dei ganci, delle attaccaglie e il giorno del loro sì ci attaccheremo il vestito della sposa. Costruiamolo insieme, vai! Ebbene ragazzi, ecco creata la nostra prima lettera diciamo, nostro appendiabito. Chiaramente, essendo una tavola di abete, più tavole di abete incollate tra di loro, si corre il rischio che si possano staccare tra una e l'altra. Perciò dovrò dare un bel paio di mani, diciamo, di trasparente, una volta dopo averle carteggiate, per far sì che tutto il materiale resti unito tra di esso. L'unica cosa bisogna stare Bisogna stare attenti quando si fanno questi lavori perché, vedete, ok, questo qui, c'era un piccolo nodino, una piccola imperfezione, però diciamo rimane
dalla parte posteriore si, spero si noti poco. Se non dovesse andare bene ne rifarò un'altra. Comunque adesso facciamo le altre lettere, poi carteggeremo tutto quanto, creeremo dei piccoli tasselli per poterle mettere tutte e quattro in linea su un asse. Quella è la prima cosa che mi viene in mente, o forse addirittura incollarle tra di loro. Vediamo andando avanti con il progetto se mi vengono altre idee o se magari trovo una soluzione più consona. Comunque andiamo avanti. Aggiornamento. Allora, l'ho dovuta tagliare per entrare con la lama e fare appunto il cerchio interno. Adesso sarà tutto da carteggiare e da perfezionare. Perché ho fatto così? Avrei voluto sinceramente farlo con il seghetto alternativo, però ho pensato, per quanto sia, non andrò mai preciso come con una sega a nastro e sicuramente lo spessore della lama e l'oscillazione avrebbe rovinato ulteriormente. Quindi adesso andrò a mettere un po' di colla. Metterò un po' di nastro, lo terrò qualche ora e la nostra O sarà pronta per essere carteggiata. Bene ragazzi, arrivato a questo punto, non farò altro che dare una carteggiata a questo listello. Una stondata per far sì che quando si tocchi, si porti in giro, non ci si faccia male. Poi comincerò a carteggiare tutte le lettere e provvederò ad incollarle tra di loro.
la lettera non spianerà perfettamente, come in questo caso, ok, vedete, si andrà a togliere un po' di materiale nella parte centrale in modo che la lettera possa accostarsi più uniformemente possibile alla nostra stecca. Bene, una volta che ci siamo assicurati che tutte le lettere spianino nel verso giusto, nel modo più preciso e perfetto possibile per quello che possiamo riuscire a ricavare da queste lettere, non faremo altro che andare a dividere le quattro lettere in modo equidistante tra di loro. Una volta fatto questo potremo provvedere ad incollare tutte le lettere. Adesso fa il suo corso, abbiamo montato i calci dove andranno le spalline dell'abito, quindi adesso che cosa facciamo? Non dovremo far altro che praticare un forellino qui e un forellino qui per poter mettere i nostri calci all'occhiello e poi passare un cordino in seta, in canapa o quello che più potrebbe essere consono a questo tipo. Una volta fatto tutto questo verrà carteggiata tutta la scritta e finalmente dato una mano di una o due mani di vernice trasparente. Bene ragazzi, eccoci giunti quasi al termine di questo video tutorial. Quello che faremo adesso non sarà altro che dare una carteggiata dove abbiamo fatto le precedenti stuccature per occultare appunto le teste delle viti e andare ad inserire la striscia luminosa, che altro non è che questa qui. Questo in secondo momento applicherò un po' di scotch biadesivo, nastro biadesivo, da questa parte, in modo che se dovessi cambiare le batterie lo sportellino sarà rivolto verso l'esterno e non avrò alcun problema appunto per effettuare la sostituzione. Appunto il supporto quasi a bordo, l'utile diciamo per poter utilizzare dopo l'interruttore on off.
sì ragazzi, avete capito bene, anche questo video termina qui. Fammi sapere sotto nei commenti se il video ti è piaciuto, se l'hai trovato utile e se ho avuto una bella idea ed è stato giusto condividerla con voi. Quindi che dire, la solita raccomandazione, un like è sempre gradito, perciò spolliciate a gogo ragazzi. Attivate la campanellina se ancora non l'avete fatto per sapere quando porterò nuovi contenuti qui sul canale. E che dire, condividete il più possibile e grazie per essere stati con me anche in questo video. Ci vediamo alla prossima, un caloroso saluto, ciao da Capezza 72, ciao!